Anche stamattina, come sempre, mettiamo un altro mattone per la costruzione della nostra fede sulla parola del Signore. Quella è importante. Quando dico fondare sulla parola del Signore è perché nella nostra testolina non abbiamo lo spazio necessario per mantenere tutto il resto. E quando noi ci distraiamo in molte cose è come avere 30 mogli, non gli puoi dar retta. Se la regola è che una, Dio l'ha stabilito, se ne hai 30, caro fratello, o se tu hai 30 mariti, non combini niente. Crei solo dissapori crei solo guerra. Dove c'è una moglie, dove c'è un marito, funziona. Ma io mi sono trovato in Africa che c'è la poligamia, ma che disastri in quelle famiglie. I figli di una moglie, i figli dell'altra moglie sono anche sistemati, hanno ognuno, ognuno la sua stanza, ma c'è una confusione che non finisce mai. Un odio, i figli, gelosia, figliastri, non si capisce niente. Così è nel campo spirituale. Quando dico togli di mezzo tutto quello che la parola di Dio dice che non va bene, ti devi delineare in quella direzione perché tutto il resto non ti serve a nulla, ti viene a mancare il tempo, l'attenzione e offendi Dio. Perciò bisogna chiarirle queste cose. Si dice dobbiamo cercare di stare insieme, cercare di non dire troppe cose, dobbiamo, ma che ci dobbiamo unire? Ci dobbiamo unire a fare che cosa? A diventare idolatri un'altra volta. Il Signore ci ha tirato fuori, noi ci torniamo, perché poi dobbiamo pure andare a San Nicola, a San Giuseppe, a San Matteo, tutta questa confusione, toglila di mezzo perché Dio la vieta nella sua parola, la sua parola è importante, perché essa parola è più che sufficiente, stamattina lo guardiamo insieme, perché se, no, se non diventiamo rigidi su queste cose, per dire la verità di Dio, noi ci inganniamo, aggiustiamo, facciamo quei sorrisi plastificati. Quel sì va bene, tutto va bene. E alla fine se Dio avesse fatto così, se tornasse qui. Geremia, Isaia, te li vorrei far sentire da questo pulpito. Vorrei proprio che ci fossero. Il Signore ci dovrebbe proprio dare questa opportunità. Prova a leggere Isaia, prova a leggere Zecchiele, prova a leggere Geremia. Vedi un poco questi profeti che cosa dicono riguardo a tutta la confusione che c'è nelle chiese oggi. Pastori, ministri, papi, li prenderebbero tutti per dire "Ma che state facendo? Che è sta ia cuvella diremmo noi qua dialettalmente? Ci deve aiutare il Signore. Dobbiamo tornare al Signore e sulla base della sua parola. Leggiamo la parola di Dio è importante per crescere spiritualmente. Se i 66 libri della Bibbia, tu li leggi, li metti, non hai spazio per poter fare le altre cose, perché c'è un'eredità nella parola che man mano deve diventare nostra. Man mano il Paracletos, lo Spirito Santo è stata ieri la Pentecoste, lo Spirito Santo, ogni giorno che apriamo una parte, ci fa vedere è come il grande avvocato. Questo è anche tuo. Quest'altro è anche tuo, questo ti è stato già acquistato. È come leggere un grande testamento lasciato in eredità. C'è la casa, c'è quell'altra casa, un'altra eredità che non la conoscevi. È tutto nella parola. E noi cerchiamo di fare che cosa? Confusione, confusione mondana. Il Signore ci deve aiutare. Guardiamo la parola stamattina, cosa ci dice? Che dice San Pietro? Primo Pietro capitolo 2 verso 1 lo leggiamo insieme Gettando dunque lungi da voi ogni malizia ogni frode e le ipocrisie e le invidie e ogni certa sorta di maldicenza come bambini puro ranati fermati un attimo guardiamo insieme c'è lo sviluppo di un nuovo che viene fuori e tutto il vecchio deve essere tolto. Hai visto come crescono le piante? Ci sono delle piante che man mano che cresce il nuovo, le palme per esempio, esce fuori il nuovo, devi tagliare il vecchio, vanno tagliate, non possono restare insieme. Malizia, frode ipocrisia, invidia, ogni sorta di maldicenza. Facciamo rinnovare il nuovo. Su quale base? Come bambini puro ranati. Passa al verso 2 per cortesia. Appetite il puro latte spirituale. Un'altra un parte dice appetite il puro latte della parola, onde per esso cresciate per la salvezza. Che bella questa immagine. Il vecchio, via, via, via. Il nuovo che si sviluppa con una forza nuova, basata sulla parola. La parola di Dio trasforma il nostro cuore perché è unta dallo Spirito Santo e ha il potere. La parola di Dio dice in un altro passo, è la spada dello spirito, che la spada si fa strada per i combattimenti che abbiamo, la parola si erge e combatte contro il dragone, contro il serpente antico. Benedetto sia il Signore. Questa è la cosa bella, dobbiamo crescere, il nuovo deve svilupparsi. Guardiamo in Atti 20 verso 32. L'Apostolo Paolo, qui abbiamo letto cosa dice l'Apostolo Pietro, eh? guardiamo cosa dice l'Apostolo Paolo. E ora vi raccomando a Dio e alla parola della sua grazia. La parola che è dentro, cosa fa? Scava dentro di noi e si posiziona in un modo forte, la parola della sua grazia. È lui che può edificarvi, ci costruisce attraverso la parola e darvi l'eredità con tutti i santificati. L'eredità è nella parola, io ho fatto questo per voi. Io sono morto per voi, sono risuscitato. per voi. Dove li troviamo? Nella sua parola. Edifica e dà la eredità spirituale, che è nostra. Man mano che noi entriamo nei reparti della parola, troviamo l'eredità che ci è stata lasciata. Se ci disperdiamo a portare santi e madonne sulle spalle e cantiamo Novene e. E facciamo rosari che ci viene il sonno. Ma ti rendi conto che ti addormenti nella chiesa dove c'è la presenza del Signore? Non, non riesci a dormire, ti svegli. Invece stai tu a fare una bella dormita certe volte a stare lì. Ma Signore, aiutaci, risvegliaci, Spirito Santo, gridiamo al Signore, risvegliaci, togli tutta questa sonnolenza e sonnolenza spirituale perché c'è mancanza di interesse. Le cose ormai sono tutte cose vecchie. Cominciamo a entrare nel nuovo che si rinnova la parola di Dio per lo Spirito. Lo Spirito Santo diventa il è il nostro avvocato e cosa fa attraverso la parola? Ci trasferisce l'eredità che abbiamo. Ogni giorno mentre leggi la parola ti fa scoprire che il Signore ha fatto qualcosa per te, una sua promessa diventa viva, una sua promessa ti uh, uh, un canto, la lode, esce fuori dal cuore, ma c'è tutto nella parola. La parola può edificarvi e darvi l'eredità con i santificati, con quelli. Che si separano ogni giorno da quelle cose vecchie per appartarsi e seguire lì Dio della parola. E la sua parola è importante. Cosa dice Dio riguardo alla parola? Ai Suoi e diventa nostro? Un grande combattente che aveva occupato e ha portato. Il popolo di Dio nella terra promessa, Giosuè. Dio cosa gli ha detto? Ma noi dobbiamo imparare queste cose. Fratelli, noi dobbiamo imparare, sorelle, ci dobbiamo svegliare, ci dobbiamo mettere all'opera. Giosuè, capitolo 8, capitolo 1, verso 8. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca. Che perdi tempo in altre cose? Ma io non te lo vorrei dire, sembro come ma te lo devo dire che perdi tempo intorno a tutte queste cose che non servono a nulla a parte le cose materiali che già ci impegnano e beh diciamo là c'è una necessità per la sopravvivenza ma che perdi tempo nelle cose religiose che la parola è quella che ti fortifica medita ma medita lo giorno e notte Dio dice che la sua parola deve diventare il nostro nutrimento non stare lì a a fare i pagani, ma signore, sto paganesimo, toglilo di mezzo, avendo cura di mettere in pratica. Come fai a metterla in pratica se la parola tu non la vai a leggere, non la vai a scavare, non la vai a vedere, non te la digerisci, non te la metti nel cuore, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto? Poiché allora riuscirai, vedi, vuoi riuscire nella vita spirituale, nella crescita, vuoi essere un gigante della fede, vuoi essere un servitore del Signore, una servente del Signore, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese. Perché abbiamo detto ieri mattina, la benedizione di Dio ti corre dietro allora prospererai ti ricordi cosa abbiamo detto l'altra mattina la parola di Dio ti corre la, la, la benedizione di Dio ti corre dietro sei una persona benedetta le imprese quando vengono guidate dal Signore ogni tua impresa prospera via sta miseria che abbiamo addosso con il Signore è un'altra cosa allora riuscirai in tutte le tue imprese allora prospererai. Sei una persona attiva, vuoi prosperare, vuoi riuscire nelle imprese, prendi questo libro della legge, prendi l'Evangelo, prendi la parola di Dio, non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura man mano di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai. Quanti fallimenti, quante cose non sei riuscito. Metti la parola del Signore nel tuo cuore e lasciati guidare, perché l'attiva lo Spirito Santo e diventa la tua guida. La tua parola, dice il salmista, è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. La Sua parola, ah, Signore. Se in Italia si togliessero tutte, tutta, tutta questa idolatria che c'è e tutto questo tempo lo, di, lo dedicassimo al Signore, noi vedremmo il paradiso in Italia, in Italia vedremmo il paradiso, il paradiso terrestre diventerebbe, perché c'è tutto questo tempo che investiamo per fare tutte queste idolatrie che abbiamo. Le dedicassimo al Signore e noi avremmo la presenza di Dio in un modo forte nella nostra nazione che la sua presenza la sua gloria fosse del continuo la nostra forza benedetto sia il Signore. In questo dice la parola in questo senso questo verso vuole dire questo recitarla ripeterla non si diparta mai dalla tua bocca parlarne della parola del Signore, perché essa diventa forza nella nostra vita, nel momento che ne abbiamo bisogno lo Spirito Santo la ravviva. Gesù come si è difeso nel momento della tentazione? Luca 4.4. Il tentatore gli voleva dare dei consigli per farlo sbagliare come fece con Adamo e il secondo Adamo pur essendo restato 40 giorni senza mangiare, senza bere la tentazione ti prende nella tua debolezza quando tu sei debole allora il tentatore viene se non hai la parola nella tua, nella tua vita conosci la parola per rispondere e non hai la consacrazione e la preghiera ti fa ogni volta ogni volta ti fa sbagliare Ogni volta diventi uno sconfitto. Guarda che la differenza è tanta tra sentirsi uno sconfitto e sentirsi un vincitore. Quando hai vinto come ti senti? Quando sei stato sconfitto come ti sei sentito? Signore aiutaci. Noi vogliamo essere vincitori sulla base di quello che dice Dio, non che diciamo noi. E Gesù gli dis, rispose, sta scritto. Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio, dice il resto. Prova a vedere il verso 5, credo che ci sia già scritto. Il diavolo, no, ancora lo tentò. Come tentò a Gesù? Quello tenta pure a te. Se non hai la risposta della parola del Signore nella tua vita, le tue parole, quante volte hai deciso se è venuto o me? La parola è importante. Come il, come il pane nutre il corpo, così la parola deve nutrire il nostro spirito, perché la parola è spirituale e combatte con le forze spirituali diaboliche, sataniche. La parola di Dio è importante. E guardiamo Dio ancora cosa dice. In Colossesi 3:16, come ti vorrei che tu vai a scegliere questi versi e dici oggi voglio decidere diversamente. Tu che sei religioso, religioso, stai lì tutti i giorni a fare il sandocchio, dalla mattina alla sera non conosci e non ti applichi a voler conoscere la parola ripeti sempre le stesse cose non dici sei stancato la parola di Cristo abiti in voi se tu non ce la metti dentro come fa ad abitare dentro di te la parola di Cristo abiti in voi doviziosamente ammaestrandovi ed ammonendovi attraverso che cosa? le nostre idee i nostri dogmi i nostri pensieri ogni paese come pensa ogni famiglia come pensa ammaestrandovi ed ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza estratta dalla parola perché sennò diventa confusione cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia salmi Inni e cantici spirituali. Una, quando tu depositi la parola di Dio nel tuo cuore, quando lo Spirito Santo l'attiva, è come una sorgente che comincia a fluire dentro i tuoi sentimenti, nel tuo cuore, produce la fede, ti fa diventare compositore di canti, di inni, cantici spirituali. Che vuol dire cantici spirituali? prodotti, alimentati dallo Spirito Santo che diventano una forza i negro spirituali venivano così cantati mentre lavoravano oh when the saints go quando i santi entrano nella santa città signore ci voglio essere pure io adesso ultimamente sono usciti anche nelle chiese ma non li canteranno mai come li cantavano coloro che erano guidati ed ispirati dallo Spirito Santo, pur restando quotidianamente in una schiavitù per lavorare, ma il loro cuore, i loro sentimenti, il loro desiderio era già nel cielo davanti al Signore. Adesso i musicisti moderni vogliono fare pure loro i negro spirituali, vedi questi ragazzi che suonano che ogni, ogni tanto escono con delle voci stolte mentre cantano oh, oh, per fare i negro spirituali, ma di spirituale dentro non ne hanno loro. Che cosa vogliono cantare i negro spirituali? Quelli erano, erano prodotti. I candici spirituali sono una composizione armonizzata dalla presenza dello Spirito Santo. Non è una composizione che sono parole messe insieme così. Quelli spirituali quando vengono cantati ti toccano il cuore, sensi, senti la presenza dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo lì, ti fa diventare un cantautore sotto l'influenza della, della sua presenza. Una sorgente che loda, benedice, che nasce nel tuo intimo e si esprime verso Dio. Come può venire fuori questo quando la parola di Cristo abita in noi doviziosamente, ammaestrandoci ed ammonendoci gli uni gli altri con ogni sapienza, sapienza prodotta dalla parola? non di catechismi imparati senza che c'è la base della parola del Signore, il Signore ci deve aiutare. E guardiamo l'ultima per stamattina, in Deuteronomio capitolo 6, verso 6, e questi comandamenti che oggi ti do, ti staranno nel cuore, quando li abbiamo nel cuore un'altra cosa li inculcherai ai tuoi figli hai qualcosa da poter dare ai tuoi figli non ti lamentare se i tuoi figli camminano per i fatti loro e eh, ti danno molti problemi perché tu non gli hai inculcato la parola del Signore non gli hai detto mai la parola di Dio dice onora tuo padre e tua madre perché onorando tuo padre e tua madre Onori Dio e dai la sua benedizione. Quando tu disonori tuo padre e tua madre, disonori Dio che ha usato loro per far nascere te, questa autorità viene perduta perché tu non inculchi ai tuoi figli ciò che dice la parola del Signore. Gli dici le cose così, quelli non ci possono credere perché non ha nessuna autorità. Il sistema pagano e il paganesimo che abbiamo in Italia non ha nessuna autorità sulle persone per farli per prendere a cuore ciò che dice la parola del Signore, perché non vedono risultati, non li vedono in te e non li ricevono manco loro, perché in realtà è una formula da escludere dalla nostra vita. Ciò che deve vivere nella nostra vita è la parola del Signore che ha il potere. Quando esce una parola unta ti parla al cuore e ti fa cambiare direzione. Li inculcherai ai tuoi figlioli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Che cosa dobbiamo parlare? Di Santa Chiara, Santa Cosa, adesso hanno rubato il cervello. Signore aiutaci, corriamo dietro a un cervello di un uomo che la gente che ci perde tutto il suo tempo intorno al cervello di un uomo. Dio ce ne liberi, è la parola del Signore che abbiamo bisogno di mettere nei nostri cuori, non il cervello di un'altra persona. Te li legherai alla mano come un segnale, ti saranno come frontali tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Nella tua casa metti dei quadri con la parola del Signore, togli tutte quelle statue che non ti dicono niente e non ti fanno niente perché sono un abominio davanti al Signore. Scrivi la parola del Signore nella tua casa perché essa diventa una fonte di insegnamento per te. Quando la leggi, porta forza, Dio è il mio pastore, nulla mi mancherà. Quando metti un bel salmo 23 nella tua casa, quando qualcosa non funziona e ci guardi, ti dice: Dio è il mio pastore, nulla mi mancherà, infonde fiducia nel tuo cuore. Quando la sera vai a dormire ed hai insonnia, incubi, tutte queste cose, prendi quel verso e dice: In pace io mi coricherò, in pace io riposerò perché l'Eterno è colui che sorveglia su di me. La parola del Signore è importante. Che ti dicono queste statuette che tieni, che stanno là così come se ti guardassero, ma non hanno nessun potere? La parola di Dio ha il potere. Li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte, benedetto sia il Signore. Vedete la parola che come, come viene descritta nella, nella parola del Signore. Il Signore ci deve aiutare. Tu se metti la parola del Signore al primo posto nella tua vita, nella parola c'è il suo potere che viene attivato dallo Spirito Santo e diventa forza nella tua vita, ma soprattutto ti trasferisce ogni giorno l'eredità che Dio ti ha dato. Ogni giorno trovi un pezzo nuovo che il Signore ti ha dato. La guarigione non la sapevi, la trovi. La liberazione non la sapevi? La trovi. Non sapevi alcune, eh, alcune regole di prosperità? Li trovi. Come muoverti per ricevere la prosperità di Dio? Come muoverti per ricevere la benedizione di Dio? Ma è tutto nella parola. Diventa un susseguirsi di conoscenza, mentre lo Spirito Santo, il nostro grande avvocato, ti trasferisce ogni giorno come avere un avvocato a disposizione e ti dice... Abbiamo recuperato anche quest'altra cosa e te lo fa leggere nel Testamento, perché la sua parola diventa la nostra forza. Ringraziamo il Signore, mettiti all'opera, perché Dio ti vuole bene. Perciò se non hai avuto risultati fino in questo momento, comincia a mettere la parola di Dio al primo posto nella tua vita e vedrai perché Dio dichiara questo. Eh, metti per piacere Giosuè capitolo 1 verso 8. Quando Dio dichiara qualcosa, Lui lo fa. Capitolo 1 verso 8. C'è un comandamento del Signore. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora, sorella, quando io dico allora sento dentro di me una forza nuova. Allora riusciamo. Allora cominciamo a vedere i risultati della nostra vita. In tutte le tue imprese. Allora prospererai. Guardiamo nel verso 9 cosa dice il Signore. Verso 9: Non te lo io comandato. Il Signore quando parla dà ordini. Noi dobbiamo eseguirli. Quello che ha detto nel verso 8, nel verso 7, nel verso 6, che tu poi te li vai a trovare le leggi, diventano ordini. A chi vogliamo ubbidire? A Dio o agli uomini? All'Iddio Onnipotente o all'idolatria? Il Signore ci deve aiutare. Non te l'ho io comandato? Sii forte. In che cosa dobbiamo essere forti? Nell'applicare i principi della parola di Dio nella nostra vita. Sii forte e fatti animo, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché l'Eterno, il tuo Dio, sarà teco dovunque tu andrai, dovunque andrai. La parola ti fa sapere queste cose, ma è diventato comando, non te lo io comandato. Quando Dio comanda, noi dobbiamo ubbidire, Dio ha comandato che cosa di essere forti. E attraverso la conoscenza della parola noi mettiamo in pratica quello che lui ci fa comprendere ogni giorno. Se tu ci tieni tutta quell'altra merce dentro, la tua testa, perché là poi se ne va pure nel cuore, queste cose dove le metti? Ti accorgi che ti manca il buono e hai tutto il male dentro. Hai tutte quelle cose che devono uscire, che hanno preso il posto della parola. E deve prendere il posto la parola di Dio nella nostra vita. Perché? Perché la parola di Dio deve essere ampliata nella nostra vita e dovunque ci muoviamo. Te lo voglio rileggere. Rimetti per cortesia. Deuteronomio 6, da 6 a 9. Deuteronomio 6: E questi comandamenti che oggi ti do staranno nel tuo cuore. Se il cuore è pieno di tutte le altre cose, dove li metti questi? E li inculcherai ai tuoi figlioli. Devi parlare della parola del Signore. Ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segnale, ti saranno come frontali tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. E io dico anche nelle stanze perché ti danno una nuova forza. Comincia a fare pulizia perché queste cose non le sapevi, non le avevi mai lette, per molti, per te, molti di voi sono delle parole come la prima volta sentite, magari hai 80 anni e non le hai mai sentite e siamo cristiani, Signore aiutaci, grazie al Signore che ci dà la possibilità ancora di cambiare e dire Signore perdonami da oggi, voglio cominciare a nutrirmi della tua parola, benedetto sia il Signore. Ti voglio ricordare che se hai bisogno del Nuovo Testamento, richiedilo con urgenza. L'Evangelo di Giovanni, richiedili queste cose, nutriti della parola, perché la parola produce la fede. La fede sulla parola del Signore è quella che nel momento che ne hai bisogno ti dà la forza necessaria che hai bisogno per superare momenti difficili. Senza la fede è impossibile. Il Signore ci deve aiutare. Continua a leggere ogni giorno la parola del Signore. Prega il Signore Gesù Cristo anche più volte al giorno. Parla di questa scelta con i tuoi amici dicendogli che c'è qualcosa che stai cominciando a comprendere che non avevi compreso, perché dove arriva la parola del Signore? Porta cambiamento, riattiva la fede. Sa quante persone il Signore sta operando in un modo speciale perché la parola del Signore sta ristrutturando la fede e ci chiamano dicendo grazie a Dio per questa missione perché noi stiamo cominciando a riscontrare cosa dice la parola del Signore che sta attivando la fede nella nostra vita. Preghiamo il Signore che il Signore ti, aiuta, ti aiuti a prendere sante decisioni. Le decisioni che prendi nella presenza del Signore fa subito quello che ti dice. Non ritardare, non prolungare il tempo di, di ubbidire al Signore. Quando lo Spirito Santo ti parla, fallo subito, perché se prolunghi sei già in un tempo di, di disubbidienza. Dio vuole l'ubbidienza da noi. Quando ci parla e ci fa sentire che la sua parola ci sta parlando e sta dicendo qualcosa che deve essere cambiato nella nostra vita, noi la dobbiamo fare prima possibile. L'ubbidienza va al meglio del sacrificio. E come tu decidi, senti nel tuo cuore l'approvazione di Dio, come se ti dicesse sono contento come ti muovi. Senti che lo Spirito Santo ti mette una calma nel cuore, ti fa sentire la sua approvazione. Devi imparare a camminare così col Signore. Quando lo Spirito Santo ti parla, che ti porta a pensare così, esempio, ma veramente ha ragione Dio, veramente la parola di Dio ha ragione. Se c'è qualcosa che devi tu cambiare, cambiala subito. Non restare ancora ad essere indeciso, perché quella indecisione poi viene il nemico e ti convince al contrario. Mentre se tu obbedisci subito e il potere divino ti avvolge, la sua presenza arriva per confermarti e lo Spirito Santo ti dà una forza nuova e ti senti felice di aver risposto a quello che la parola di Dio ti ha detto. Preghiamo il Signore che ti aiuti. Signore, grazie per la tua parola. Continua a sorvegliare su quanti in questo momento stanno decidendo di passare dalla tua parte, leggere la tua parola, conoscere la verità e camminare in essa verità perché essa ci conduce davanti a te. Signore, grazie per la tua parola. Benedici il tuo popolo in un modo speciale. Te lo chiediamo tutti insieme nel nome potente di Gesù Cristo. Amen, amen, amen. Pace, Dio ti benedica. Ci vediamo stasera alle sette e mezza per la preghiera. E alle otto e mezza per il culto in diretta, in modo che stiamo tutti insieme per cercare il Signore, benedire il Signore, onorare il Signore, nutrirci della Sua parola e continuare il cammino insieme con Lui. Dio ti benedica, pace.